Buongiorno, buona Pasqua a tutti quanti. Questa mattina a tavola con Silvia vi fa vedere come si fa a stagionare il primo sale. Mi è stato chiesto da tantissime persone sul canale YouTube e anche per messaggio privato e quindi di conseguenza vi faccio vedere il procedimento. Allora, qui ho una salamoia fatta con olio extravergine d'oliva, aceto in pari dosi e 2 prese di sale che ora sto facendo sciogliere con un pennello, come vedete. Il primo sale, buongiorno a tutti, è già fatto, come avete visto anche negli altri nostri video. Da come è ripartito sembrava il primo sale, è stato Sì, gentilmente offerto dal caseificio, a tavola con Silvia. signore. Vabbè, questo è un foglio di carta da forno. Sì, quelle sono delle forbici e Queste quelle sono dentro delle sono delle forbici. dita. Vabbè, ok, non manca Pasqua, facciamo i seri. Adesso io taglio Un un cerchio. bel cerchio. Fatto. O meglio, ci provo a fare un cerchio. Cioè, più o meno tagliato un cerchio. Non l'andrò a fare col pennarello per poi rifarlo, cioè. Ti chiamano Giotto? Ci chiamano quei paesi a me, mica babbo micio micio. Allora, fatta questa forma ellittica che mai si avvicinerà a un cerchio, penso che più storto di così non mi poteva venire. Ok, Però ci siamo quasi. è uscita fuori proprio Anzi. l'anima romanaccia che è in me. Che hai detto per caso degli improperi? No, l'improperi non li dico. Dicevo, ora che abbiamo fatto questo, no, Basta. un pochino più preciso, lo sai, io so del segno della Vergine, quindi se una cosa non è Poi prendete una penna e abbastanza disegnate la pianta preciso. della. No, così, No. va bene così. Adesso, quindi tavoletta di legno, possibilmente non trattata. Io questa Rotonda. non sono sicura che non sia trattata e quindi di conseguenza ho messo un foglio di carta da forno. Ora tolgo il primo sale che ho lasciato già un paio di giorni nel frigo. Era il doppio quando ce l'ho messo, più o meno. E adesso comincio con la stagionatura. Ora io vi consiglio di fare questo, lasciare comunque la ciotolina vicino e poi, una volta che avete fatto questo lavoro con l'olio, l'aceto e il sale, come vi ho detto prima, dovete coprirlo con una retina per evitare che ci vadano gli insetti. E per essere comunque areato Esatto, continuamente. esatto. Questo non è un procedimento breve, No, perché quanto dura un dura? mese e mezzo. Un mese e mezzo. Quindi prendetevi i giusti tempi per farlo diventare pecorino. Esattamente. Poggiamo qui e ora mettiamo la retina. Quindi noi ci vedremo volta per volta e vi faremo vedere le varie fasi della stagionatura, come è diventato il primo sale. Oh, c'è da dire questo, scusami No, se ti è che non ci sono interrompo. abituato. Esatto, anch'io. Dicevo, il primo sale adesso è mattina, lo dovete mettere qui sotto con la salamoia e tutto, insomma, la salamoia dovete mettere a lungo tutto quanto il bordo e il sopra. Poi la sera dovete rigirarlo e fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi questo lavoro, almeno per i primi 15 giorni, va fatto mattina e sera, mattina e sera. Poi potete farlo una volta a settimana, va bene? Quindi mano a mano ci vedremo con questa stagionatura. Vi faccio vedere poi, tra una settimana, come è diventato. Eccoci qua, buongiorno. È passata una settimana, volevo farvi vedere come si è ridotto il nostro primo Notevolmente, sale, per forza perché ha perso i liquidi.
E quindi e la salamoia è indurita. Pure Manfredo è rimasto male. Vabbè, stamattina, lui la mattina fa un po' così il folle, la sera pure, quindi diciamo che più o meno tutta la giornata. Comunque, parliamo del formaggio. Allora, vi faccio vedere. Questa è la salamoia che io ho tenuto da parte, con olio, aceto e sale, ok? E questo è... Sì. Vedete come si è indurito già? Ok, allora, questo lo rigiro. Ogni tanto, adesso lo faremo una volta a settimana, dovete cambiare il foglio di carta oleata o di carta da forno. Oddio, per far il cerchio la settimana scorsa? Per far il cerchio ci abbiamo messo un po' e adesso ci rimetteremo un po'. Io non sono Giotto. Dicevamo, questa è la prima settimana. Esattamente. Quanto deve rimanere per essere stagionato? Così almeno un mese e mezzo. Quindi un mese e mezzo sono 4, 6, 7 settimane. Sì, il piccolo naviglio navigo. Dopo 7 settimane. Vabbè, è stato un piacere avervi avuto, avervi conosciuto. Oh, ragazzi, su, è da un po' d'allegria, mannaggia. Se mi apri la finestra vado un po' di Esagerato. Allora, sto cercando le forbici che come al solito... Vi assicuro che il risultato è ottimo. Stanno lì le forbici. Ma stanno qui? È che ieri le ha messe apposta Andrea le forbici, quindi sono sparite sì. Nel nulla. Vero amore? Dove le hai messe? Che non le davanti al padellino l'avevo messa e se non ci sono più... Non ci sono più. Ok, vabbè. Farò con il coltello. Mi assicuro, dicevo, che il risultato finale è notevole, vale la pena di aspettare. Beh, direi proprio di sì. È decisamente un risultato fantastico, perché il sapore è, non sarà come quelli stagionati. Ma certo che non è come quelli, però certo. È una soddisfazione. Fammi parlare. No. Non ce l'ho con te. Uguale. Scusa, adesso io ho la nomina che ti interrompo e allora fammelo fare. Dicevo, non sarà per carità come degli stagionati, di possa o quant'altro, ma che insomma, notevoli quelli. Posso? Prego. Ho messo il dito come per i professori. Magari avevi la fossa per far pecore nella fossa. Però è una soddisfazione averlo fatto in casa, da soli. Voi lo sapete perché comunque molti di voi fanno le cose fatte in casa e quando si mangia qualcosa che avete creato voi è una soddisfazione enorme. Eh sì, decisamente. Perché comunque è un'altra cosa. A parte che questi formaggi che di solito a tavola con Silvia non digerisce praticamente nulla. Racconta che io non mangio quasi niente di quello che preparo, racconta. Sì, per carità, però quei formaggi che mangia fatti in casa... Quelli sì, li posso mangiare. Quelli li posso mangiare, per fortuna. Il primo sale comprato gli rimane sullo stomaco oppure... E mi crea problemi intestinali. Come fa la mamma base, non... Che fa? C'è un bambino di 3 anni, e perché questo? Che simpatico che sei. Allora, dicevo... Facciamola parlare, su. Grazie, gentilissimo. Allora, ha fatto quindi un altro foglio. Perché poi se non parla... Poi sono io quella che interrompe, vabbè, io ho la nomina e l'altro mi fanno i fatti. Dicevo, abbiamo girato la forma, abbiamo cambiato il foglio di carta da forno oleata, che dir si voglia, e adesso lo rimettiamo sotto la nostra retina. E mi raccomando, tutti i giorni, per i primi 15 giorni, andrà fatto la mattina con la salamoia, la sera girate la forma e rifate con la salamoia. Di nuovo, va bene? Mi raccomando, tutti i giorni, Tutti i giorni per i primi 15 giorni. Va fatto mattina e sera. Dopodiché, passati 15 giorni, potete farlo una volta al giorno per i prossimi
15 giorni successivi e poi e stiamo un mese e poi potete farlo tranquillamente stagionare così, perché tanto comunque intorno la buccetta si è fatta, quindi lo lasciate lì tranquillo e lo dovete solo rigirare senza la salamoia. Quindi ricapitoliamo, ve lo dico piano piano perché poi non essendo scritto nei commenti, vabbè, in ogni caso glielo ripeto. Allora, per le prime due settimane dovete spennellare la salamoia mattina e sera, rigirando la forma la mattina e la sera, ok? Per i successivi 15 giorni lo fate, spennellate la salamoia una volta al giorno, rigirando la forma una volta al giorno. Per i successivi non mettete più la salamoia e lo lasciate così per altri 15 giorni, ma rigirandolo. Quindi la salamoia l'abbandonate dopo un mese. Per gli altri 15 giorni, o se volete tenerlo ancora di più perché lo volete più stagionato, dovete semplicemente rigirarlo. Mi raccomando, luogo fresco, asciutto, possibilmente all'ombra, va bene? Cioè, nel senso che non deve avere la luce della finestra o il calore di qualsiasi altra cosa intorno. Quindi lontano dai fornelli, lontano dai forni, lontano da fonti di calore e lontano dalla luce, va bene? Quindi ci vediamo tra una settimana. Ciao! Ciao! Eccoci qua, buongiorno a tutti quanti. Siamo a due settimane di stagionatura. E due. Sì, il procedimento è un po' lunghetto perché comunque ci vuole un po' di tempo, però vi posso assicurare che poi il risultato ne vale la pena. Allora, questo è il formaggio che già, come vedete, ha fatto la buccetta dura. Quindi adesso che sono passate due settimane possiamo fare il procedimento della salamoia una volta al giorno, rigirando la forma solo una volta al giorno anziché mattina e sera come per i precedenti 15 giorni, va bene? In questo caso io davanti a voi ripasso la salamoia, mi raccomando che tutto intorno al formaggio, così, ecco qua, e lo lascio a stagionare ancora e ancora. Quindi per i prossimi 15 giorni lo dovete girare una sola volta al giorno e passare la salamoia per una sola volta al giorno, quindi a tra 15 giorni. Ciao! Eccoci, sono passati 15 giorni, come vedete, come sentite, è decisamente fatto, praticamente mancano altri 15 giorni e poi basta. E mi raccomando, io non ho più usato la salamoia, come avevo già detto, e quindi lo giro mettendo un foglietto di carta assorbente questa volta sotto, lo giro una volta al giorno e basta, lo tengo sempre sotto la retina. Questa qui, vi faccio vedere, queste campane che servono per i dolci, va bene? Io direi che sta invecchiando sì, bene. Sì, sì, sta invecchiando molto bene. Sta diventando un bel pecorino. Ok, quindi mi raccomando, mettete mi piace, condividete a più non posso i nostri video perché ci fa piacere. Sì, assolutamente. Iscrivetevi su Facebook a tavolaconsilvia.it e nel gruppo, se volete, a tutti a tavola con Silvia. Va bene? E poi condividete i nostri video, passate parola, fate tutto quello che è giusto fare. A posto. Ok, ci vediamo tra 15 giorni. Ciao. Eccoci qua. È pronto. Sì, è pronto. E adesso è proprio durissimo. E ha fatto la buccina e tutto quanto. Quindi possiamo tranquillamente regalarlo a chi? E non si dice, però non si lo dobbiamo dice, regalare. Ma questa persona lo sa. Lo sa, purtroppo. Non possiamo aprirlo adesso, ma lo apriremo con la persona a cui verrà regalato certo. Il formaggio. Eccolo qui, il nostro pecorino stagionato.
spero vi sia piaciuto e spero, un profumo. Sì, e spero possa esservi di aiuto, perché tanti amici lo stanno provando a fare, sì, e hanno seguito i nostri video del formaggio, del primo sale, della ricotta, e ci hanno chiesto in tanti come si può stagionare il formaggio. E noi ne siamo veramente contenti, perché a noi piace, l'intento è questo, fare le ricette per farvele vedere. E io intanto gesticolo, sì, eccomi qua, sono sempre quella che gesticola. Anche perché il nostro è un metodo facilissimo. Sì, assolutamente. Bisogna soltanto avere tempo. Comunque un mese e mezzo, quella fine è passata. Sì, per forza, tempo ce ne vuole. Sì. Va bene. E che dire, ci vediamo alla prossima ricetta. Se avete qualche dubbio, qualche domanda da farci, scrivetele sotto nei commenti. E anche se avete qualche ricetta che vi può interessare, che vi può stuzzicare particolarmente, saremo pronti a farvela. Soprattutto io, perché la dovrò mangiare, quindi... Certo. Ciao a tutti, ciao, e alla prossima, grazie, ricetta.